E parliamo di una fotografia molto interessante che è stata scattata da WeWorld Onlus. Grazie al report Diritti e Margini. Rimettere al centro il futuro di bambini, bambine e adolescenti delle periferie italiane. Ne parliamo questa mattina con il responsabile del programma Italia di WeWorld Onlus, Valerio Pedroni. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Il report che è partito da una semplice domanda, come stai? Una domanda che avete rivolto ai giovani delle periferie italiane, che cosa è emerso? Bah, allora è emerso questo quadro che non tutti i giovani stanno bene, anzi mm. che c'è una situazione di sofferenza non sempre latente ma spesso... Eh, forte, visibile, manifesta, in cui c'è un sentimento di ansia, di preoccupazione per il futuro molto forte e molto intensa. Eh, un senso di precarietà che riteniamo non si confaccia con dei ragazzi preadolescenti adolescenti che storicamente eh, hanno una certa inquietudine rispetto al loro desiderio di futuro, eh, alcune loro preoccupazioni, ma non. Un senso di incertezza rispetto alla loro condizione, alla condizione della loro famiglia, una paura che possa arrivare qualche catastrofe, qualche problematica in cui l'economia familiare non possa sorreggere. Eh, questa precarietà nuova, questo senso di incertezza nuovo, ci ha fatto parlare proprio di, una, eh, di un tema di una giustizia intergenerazionale che oggi comincia a montare. cioè Cosa intendo? Intendo che è come se. Questa carenza di futuro che si respira in maniera sempre più forte, data da una policrisi diffusa, cominci ad avere delle ripercussioni forti sui ragazzini e sulle ragazzine, sulle giovani e sui giovani, cioè ma che ne sarà di me domani, che ne sarà della mia famiglia domani? E quel ruolo in qualche modo di ammortizzazione, di stabilizzazione, che era la scuola, che era l'istituto educativo e didattico primario, oggi sta venendo meno. Senta Valerio, provando a ehm, diciamo classificare un po' le emozioni, lei ora ci ha parlato un po' di quelle negative, ma eh, senza dubbio emergeranno anche delle eh, emozioni positive da questo eh, importante eh, report che avete presentato. Ma allora guarda, eh, tu storicamente hai... Eh, Due eh, colori all'interno del tessuto emozionale, per cui da una parte hai eh, un senso di speranza e di felicità che continua a esserci, e, da e dall'altra invece un senso più di precarietà e incertezza. Quello che ci colpisce è che si sta spostando verso l'ansia e l'inquietudine. Pensate che addirittura tre giovani su quattro eh, hanno come sentimento negativo prevalente quello dell'ansia e dell'inquietudine. Il tema è un po' il posizionamento di queste. Eh, sistemi di emozioni, è come se il sistema emozionale positivo si è riservato alla parte eh, intimistica e familiare. C'è eh, oggi un senso della mia famiglia come un luogo eh, in cui cercare la protezione, in cui mi sento più capito. Quello che colpisce è che la parte esterna, che se volete è la parte in cui storicamente un ragazzo si vede dirottato maggiormente, no? per cui cominciare preadolescenza e adolescenza è il momento in cui io devo uscire dalla mia famiglia e cercare nel fuori, nell'ambiente, tutte le opportunità che devono guidare le mie prospettive di futuro. È questa parte qua che oggi spaventa maggiormente e dove io mi sento capito di meno è proprio all'interno del sistema educativo e scolastico, dove invece è il luogo in cui avrei dovuto cercare la massima proiezione ed espressione del mio bisogno di futuro. Eh, è un po' questo, questa sorta di capovolgimento che a noi preoccupa maggiormente e l'allarme rispetto al fatto che oggi ci diciamo guardate che il sistema educativo oggi il sistema istituzionale educativo oggi comincia a rivelare delle carenze e delle problematiche molto serie che vanno prese in mano perché se oggi i ragazzi non vedono più la possibilità di un riequilibrio di, una, di uno sviluppo anche come proiezione sulla, sulla come dire, diciamo, carriera per intenderci. Oggi viene meno, no? Oggi se io arrivo, noi chiaro abbiamo fatto questa analisi, forse okay. non l'abbiamo detto con chiarezza, all'interno dei ceti più popolari che okay. abbiamo nelle grandi periferie italiane, per cui noi siamo andati a cercare un campione, diciamo, all'interno della popolazione vulnerabile, no? Quella popolazione che però storicamente viveva il sistema scolastico come luogo in cui poter Riuscire a stare meglio. Quindi, eh, Valerio, io spero di aver capito male, ma eh, la bilancia pende verso le emozioni negative, in sostanza. Sì. La bilancia pende verso l'emozione dell'ansia, è quella che sta crescendo: l'ansia e l'inquietudine. E la grande paura che oggi guida è quella che la situazione economica familiare possa non reggere più. E quindi io trovarmi in una situazione in cui sto peggio eh, quando non è che stia benissimo, sto peggio e quindi la mia famiglia possa scivolare verso una situazione in cui non posso controllare più. No? E la scuola, alcuni luoghi che erano dei luoghi sicuri e di certezza, oggi tengono di meno. E dove io oggi mi sento meno ascoltato uh -huh. è proprio dal sistema educativo tradizionale. Tant'è vero che noi abbiamo legato questa indagine anche a una serie di proposte che facciamo per dire attenzione, oggi fermiamoci un attimo e, capire, e dobbiamo capire cosa va cambiato affinché i nostri ragazzi non abbiano questa ansia e inquietudine e la speranza torna ad essere uh -huh. il sentimento prevalente. Ecco, hai parlato appunto di proposte concrete quali sono? Ma allora noi parliamo della teoria del rubinetto cioè eh, oggi in questa situazione di diseguaglianze crescenti la scuola continua a essere uno strumento che può livellarle queste diseguaglianze il problema è che non scorre abbastanza per cui laddove il, il rubinetto dell'educazione della scuola è aperto e scorre sempre le diseguaglianze riescono a tenere laddove si ferma invece crescono e, si cre e crescono enormemente per esempio durante l'estate per cui noi diciamo va ripensato il calendario scolastico che attenzione, non vuol dire che vogliamo tenere sui banchi di scuola i ragazzi nei mesi torridi con i cambiamenti climatici ancora di più di luglio e agosto, però deve esserci un'offerta didattica ed educativa evidentemente tarata sulla particolarità del periodo estivo. Eh, anche per questi tre mesi infiniti di vacanze che guardate oggi rispetto a una volta rispetto solo a vent'anni fa dieci anni fa oggi non succede che tutti partono e si fanno delle lunghe vacanze noi oggi abbiamo che chi se le può permettere fa dei campus di eccellenza in cui impara inglese riesce a approfondire le materie in cui fa più fatica fa delle esperienze straordinarie che lo arricchiscono chi ha i soldi per permetterselo chi non ce li ha oggi oh, sta a casa per tre mesi in cui eh, in questo Tempo dimentica eh, quello che ha imparato nell'anno precedente. Aumenta questo gap eh, didattico che già evidentemente vedeva chi ha delle famiglie in cui i genitori riescono a meno strumenti per, per stare appresso e accompagnare il percorso scolastico. Primo, secondo diciamo. Eh, L'obbligo scolastico va esteso, deve cominciare con le scuole dell'infanzia, per cui per i, sui tre anni, e finire ai 18, per cui oggi il rubinetto della scuola deve scorrere durante l'estate, ma anche in maniera più ampia durante il corso della storia di vita di un ragazzo e di una ragazza. Terza proposta, il tempo extra scuola. Oggi non è possibile che solo nel nord Italia... Eh, le scuole primarie sono aperte il pomeriggio, ma sostanzialmente da Roma in giù in gran parte delle scuole il pomeriggio è chiuso. Ma anche le scuole secondarie di primo grado oggi, con i genitori che lavorano, dovrebbero stare aperte e dare delle proposte sistematicamente per il pomeriggio. Oggi noi non possiamo fare solo la mattina, per otto mesi l'anno eh, e per un periodo ristretto. Le scuole, se vogliamo che oggi tenga il sistema, le scuole devono diventare preponderanti e devono migliorare la loro offerta, per cui anche, per esempio, il sistema. Didattico, guardate, oggi continua a essere preponderante un sistema ancora frontale, di insegnamento, molto didattico e dell'idea di riempire dei vasi di contenuti. Ma oggi, nell'era dell'intelligenza dell artificiale generativa, noi oggi dobbiamo costruire delle didattiche laboratoriali, delle didattiche cooperative in cui eh, eh, riusciamo a valorizzare anche intelligenze diverse, emotive, affettive, che sono anche sempre più creative. Oggi se non riusciamo a starci lì dentro, con veramente una piccola rivoluzione nel sistema didattico-educativo, rischiamo non di perderci una battaglia importante che è quella educativa, ma veramente di lasciare indietro centinaia di migliaia di ragazzine e ragazzine. Ecco, hai toccato il tema della scuola, a questo bisognerebbe davvero eh, dedicare un'altra puntata apposita. Ricordiamo, ne parlavi appunto di questa interessante eh, mozio, petizione che avete lanciato insieme a Francesca Fiore e Sara eh, Malneric. Ristudiamo il calendario, un nuovo tempo scuola non è più rimandabile. Quindi immagino che andando sul sito WeWorld Onlus troviamo tutte le informazioni e i genitori possono anche firmare questa eh, petizione. Pedroni. Assolutamente sì, noi crediamo che questa petizione sia assolutamente fondamentale. È finito il tempo dell'attesa. Oggi il calendario scolastico va ripreso in mano. Ma pensate anche alla questione delle mense che non ho toccato. Poi oggi abbiamo anche una situazione di povertà economica, in cui eh, avere delle, delle scuole molto strette sui mesi, quindi senza la parte estiva, e molto corte sul fatto che non si tiene dentro il pomeriggio e si perde, per esempio, il pasto del pranzo. Ma guardate che per moltissime famiglie italiane, nelle delle grandi città in maniera esponenziale, noi abbiamo anche una questione alimentare, anche una, una questione di povertà economica. Per cui, non riuscire a dare la mensa alla fascia d'età almeno fino ai 14-15 anni ed un tipo di alimentazione di qualità è un altro passaggio che non possiamo più perderci. Eh, oggi, se vogliamo una vera giustizia intergenerazionale, cioè se vogliamo che tutti eh, i minorenni, i bambini e le bambine, possono pensare che il loro futuro sia migliore di quello della loro famiglia. Io credo che questo sia veramente una grande, un diritto che dobbiamo dare loro, cioè la possibilità di credere di poter stare meglio e di migliorare la loro situazione. Se non diamo questa opportunità, ma invece facciamo vedere che è più alto il rischio che stiano peggio dei loro genitori, noi stiamo... Eh, violando una questione di giustizia intergenerazionale di cui non si parla abbastanza. Parliamo di giustizia ambientale e sociale, meno male, ma la giustizia intergenerazionale è quello che tiene insieme le due. Cioè, oggi, un ambiente mh, sostenibile e una società in cui le persone stiano meglio non solo se sono ricche, la unione tra queste due cose, la speranza di futuro per le nostre ragazze e ragazzi. Se noi non stiamo in questa intersezione. Consegniamo un futuro di ansia, di paura, di preoccupazione che evidentemente poi ha una ripercussione anche sui disturbi psicologici. Noi stiamo avviando insieme anche a altri, grazie al cielo, eh, un tema di eh, attenzione psicologica che, se volete, è una questione di cui non si è mai parlato. Assolutamente. Cioè la psicologica interveniva sugli adulti oggi, dovere mettere al centro la questione della salute mentale dei nostri ragazzi e guardate non è una pa patologizzazione, io sono uno di quelli che crede che noi prima dobbiamo affrontare la questione educativa perché se riusciamo a educare bene non abbiamo il problema poi di ricorrere a valle addirittura mettendo in campo delle figure di cura, cioè secondo me la cura deve essere veramente l'estrema razio quando veramente ci sono i problemi seri, però è chiaro che se non risolviamo la questione educativa poi dobbiamo prendere in mano anche quella curativa. Bene eh, Pedroni, davvero grazie di cuore perché sì. ci ha dato davvero dei suggerimenti importanti. Speriamo insomma, che siano accolti anche attraverso eh, i risultati e le risultanze di questo eh, report così interessante Diritti ai margini, rimettere al centro il futuro di bambini e bambine, adolescenti delle periferie italiane. Sono tematiche davvero importanti che necessitano di approfondimenti ulteriori. Grazie di cuore per essere stato con noi. E buon lavoro. Ma grazie a voi dell'invito. Grazie. Alla grazie prossima. mille. Alla prossima. Noi eh, ora ci fermiamo per la pubblicità, subito dopo Don Francesco Armenti con la sua rubrica Dritto al cuore.